Siamo con Roberto Magnani, responsabile logistica del gruppo Barilla. Un convegno oggi che riguardava proprio la logistica e quindi c'è stato il suo intervento anche come riguardo quello che la sua azienda, insomma quali sono gli sviluppi e quali sono, diciamo, le linee per quanto riguarda la logistica della sua azienda. Efficienza e sostenibilità della nostra attività. Quindi diciamo, abbiamo un programma di attività e di progetti che vuole portare miglioramenti su tutte e tre queste dimensioni. Quello che ho illustrato riguardo all'automazione di magazzino che abbiamo realizzato a Parma qualche anno fa è un progetto, forse il progetto più significativo fino a questo momento, e ha portato effettivamente benefici su tutte le dimensioni di cui parlavo. La visione dell'azienda anche verso i nuovi paesi dell'area eurasiatica, insomma, so che voi soprattutto in Russia siete molto presenti. Sì, la Russia è un paese per noi estremamente importante, è quello con il tasso di crescita più alto a livello di gruppo, in particolare per quanto riguarda il prodotto pasta e sughi. E quindi diciamo, abbiamo già investito e stiamo investendo molto a livello produttivo. E di recente abbiamo anche rivisto il network distributivo per essere pronti all'ulteriore crescita che ci aspettiamo nei prossimi anni. Gli investimenti e lo sviluppo della logistica cambia a seconda dei paesi? C'è una differenza o c'è una linea unica sul... Ma dunque, tendenzialmente la logistica per noi è in outsourcing, quindi noi ci affidiamo a operatori logistici. In Russia appunto abbiamo di recente selezionato un nuovo setup che abbiamo affidato in una piattaforma distributiva che abbiamo affittato da un operatore logistico, e poi l'attività di handling all'interno di questa struttura è stata affidata a un'ulteriore terza parte. Benissimo, la ringraziamo.